superate le quali si entra nel mondo del rischio. Vi faccio un esempio: l'America, che sessualmente è un paese libero, c'è anche in America Sharon Stone, che l'ha dichiarata del riso una malattia sessuale. C'è però questa malattia forte, 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 che si è andata una del riso medico in ma in realtà non credo che sia questo il metro per stabilire se una cosa è vizio o non lo è. Io il metro credo che sia un altro, che è legato al libero arbitrio, alla consensualità delle cose, no? Finché non è consenziente, poi non sono certo io a mettere dei paletti. Visto che siamo buoni, non so se siamo buoni, c'è una cosa che fa l'outing, lo fanno tutti quanto, ma ci un po' di tempo fa è capitato anche a me di vendere il mio splendido corpo. E mi piace facevo la referenza, ma come? Mi ero comprato una notata di pagliaccio, perché la volevo di pagliaccio, non faccio più, allora ho provato anche con la carta di credito a fare una striciata. Perché io diciamo, e quindi ho voluto sospendere. Ma il problema invece è quando non c'è consensualità, e questo è il problema. Allora, lui c'è stata questa stabilità dichiarata, che nel mondo ci sono 200 milioni di bambini, a maschio e femmine, 200 milioni di bambini che sono accusati sessualmente. Allora, il giudizio probabilmente sicuramente è quindi quei 200 milioni di figli di puttana che approfittano di questa situazione. Io dico di serie. Arrivano le ragazze dall'est che arrivano con la strada, lavorano e poi la buttano sulla strada, no? Allora il giudizio non è delle ragazze, ovviamente, è di quelli che hanno approfittano, perché è voglia di dire non desiderare una donna d'altra, ci sono quello per me, non so di nessuna, e ci sono questo. L'importazione 30 euro hanno fatto una prova su strada e perché... il problema è un problema morale, nel senso che noi abbiamo affidato la morale sessuale ai preti e l'hanno sbagliato perché poveri, brava gente, ma non lo sanno, non l'hanno mai fatto, non sanno, lo tengo sul contratto che non lo devono fare, che ne sanno? Affidare la morale sessuale ai preti è come affidare la direzione del Gambero Rosso a Gandhi, no? Non la mangiare mai, è una cosa dove non si può. Il sesso coinvolge tutta la nostra vita, questo è il problema, questa è la cosa fondamentale, ma detto che coinvolge tutta la nostra vita, cosa dire di quello che sta sotto la vita, mi deve spostare un po', perché mi strette in due cani. Alle pene del bene. Sembra angoli. Sembra chiuso qua dentro, non c'è la città. Ci sono geniale da ancora l'aria. Tengo il minuto d'aria, la vedi qui e mi ripeccare. Dovevo parlare di un studio, era lì, che sono attaccato al rosario per un legge, al panicale di 58 anni, ma anche un studio, ma sono una frustrazione al massimo, che mi tratta male, poi mi chiama Pipino, che si dice a me, siamo quello che ha più nome dell'universo, mazza, marra, pastore, nerchia, pesce, capitone, uccello, pinguello, zucchina, bambù, Pipino. Pipino è vero, ma l'unico momento di felicità che tengo con Rosario Pavese è quando metti il proposto al telefono, se lo mette in tasca
e gli appoggio il capigliano sul secondo me non ha mai nessuno. Sento che sono il migliore amico di India, ma sono il migliore amico dell'uomo, ci sta a trovare, ma è uscito volendo col padre. Forse tanto ce l'hanno mai fatta della mangiata, ma ci mai non posso fare così a fare negare, non posso fare il fuori giotto come lei, soltanto il compianto a terra, se ne racconta. Come sto diciamo, ma che avvocato!